cominciare il lavoro di progettazione sul murales, in classe abbiamo riflettuto sui diritti, grazie anche alla lettura di testi come L'autobus di Rosa, sulla storia di Rosa Parks, oppure La storia di Malala e Il discorso di Martin Luther King. Mi chiamo Giulio, dalla terza E del Plesso Verdi, e la nostra scuola ci ha permesso di fare con questo progetto dei murales, quel che non è altro che un'attività di accoglienza, ci ha permesso di riflettere su dei diritti attraverso questa attività. Ogni classe ha avuto due obiettivi dell'Agenda 2030 da sviluppare. Nel nostro percorso creativo abbiamo trasformato l'idea astratta dell'obiettivo in un personaggio astratto, cioè l'eroe. Personalmente a me è piaciuto questo progetto perché mi ha fatto riflettere sui diritti e sugli obiettivi dell'Agenda 2030.